e Vigor Senigallia Castelfidardo dallo stadio Bianchelli. Ci sono Minardi, Marzano. Tanto attenzione al tiro di Cinotti, la parata, il primo tiro in porta della Vigor Senigallia. Cosa nella Vigor? Guerra fa il centrale, di solito è abituato a giocare terzino. Bracciatelli! Tiro alto, Cerreto, Bracciatelli, il cross, Bracconi lascia proprio per Galli, anticipato all'ultimo, in calcio d'angolo, che occasioni per il Castelfidardo. Delrico punta l'area di rigore, si penetra la palla sul destro, il cross per l'inserimento di Piergallini e la paratissima di Simone Davide, non era facile, calcio d'angolo. C'è un cross sul secondo palo, il tiro, la palla in mezzo, c'è il gol! E c'è il gol di Siena e la Vigor Senigallia va in vantaggio. San Paolesi se ne va sull'auto di destra, il cross in mezzo, la girata! Stata salvata da un giocatore della Vigor per Sciba, poi Galli si fa vedere, San Paolesi la botta! Di Guido Galli la parata e l'arbitro decide che per il primo tempo può bastare. Pronti a partire per il secondo tempo di Vigor Senigallia Castelfidardo. Ancora uno sombrero per la Sciba in velocità e arriva davanti alla portiere che salva tutto, la parata di Tavori in calcio d'angolo. 21, attenzione però intanto a Guido Galli che mette la palla sul destro, il tiro alto, seguiamo il Castelfidardo con Galli che salta netto il suo avversario, prova il tiro a giro, la palla finisce ancora fuori, non è la prima volta che fa questa azione. Piergallini va via in velocità, entra in area di rigore, ha la passo doppio degli altri, palla in mezzo a Denis Pesaresi, al primo tiro in porta, fa 2-0. Sul secondo palo Sciva, Tavori salva tutto, poi Galli si mette la palla sul sinistro, si salva la Vigor, cerca e trova Piergallini che può andare in via velocità, Puca entra in area di rigore, il tiro deviato. E game over alla Bianchelli, la Vigor Senigallia sfata il tabù dello stadio di casa, batte 2-0 il Castelfidardo.